Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Dunque, video di stasera per parlare di un argomento che mi piacerebbe diventasse importante. Sui social negli ultimi giorni sono uscite delle esternazioni in favore di Mister Landucci. Mister Landucci, che è stato in panchina della Juventus per due partite, e in due partite si è visto forse più spettacolo in queste due partite che in tutte le altre partite gestite da Mister Allegri. Ora, le domande da farsi sono due. La prima è questa: quale rapporto c'è tra il primo allenatore e il secondo allenatore? Perché si sono viste scene dove l'allenatore in primis, quando è squalificato o per altro qualsivoglia motivo, se ne sta quatto quatto in tribuna e parla con il suo secondo tramite, addirittura una volta ho visto, tramite walkie-talkie, oppure tramite telefono. Ora, credo che questo faccia parte della normalità. La cosa che però, a mio parere, non fa parte della normalità è quando tu vedi un allenatore, il secondo, che con lui in panchina la squadra non ha assolutamente nulla a che vedere con quella dell'allenatore in primis. Cioè, credo questo che nessuno di noi possa dire il contrario. La Juventus a Roma, mi sovviene questa domanda. La Juventus a Roma, con in panchina Allegri, avrebbe fatto la stessa cosa? La Juventus con la Sampdoria, con in panchina Allegri, avrebbe giocato allo stesso modo? Alcuni sicuramente dicono sì, anche perché a Roma eravamo disperati. In casa con la Sampdoria, se non attacchi contro la Sampdoria per 90 minuti, quando vuoi attaccare? Ma a me sono due spiegazioni su due partite diverse che mi lasciano un pochino, diciamo così, con qualche dubbio. Solo dubbi. Ho visto, soprattutto nella partita contro la Sampdoria, una squadra totalmente diversa come approccio, come convinzione, ma proprio negli stessi giocatori mi è parso di assaporare, che bella parola, assaporare un qualcosa della Juventus diverso che non si vedeva da tempo. Io poi non ho visto gli ultimi 15-20 minuti perché è saltata la connessione, quindi non ho potuto, per esempio, vedere questo Ake, mi pare si chiami così, dove dicono che abbia fatto dei numeri che non si sono visti fare a Kulusevski in un anno e mezzo, questo li ha fatti in 10 minuti. Ora, tutta questa partita contro la Sampdoria è farina di Allegri, che dava a disposizione a Landucci, oppure Allegri gli ha detto vai tu e gestisci tu? Qui mi potrete confortare voi sul sì o il no, ma io l'altra sera non so nemmeno se Allegri fosse in tribuna, perché per quel che ho visto io non c'è stata un'inquadratura di Allegri, una. Se era in tribuna non lo so, io non l'ho visto. Ma indipendentemente da questo, perché la Juventus con Landucci gioca diversamente che con Allegri? Saranno due casualità? Può anche essere, perché tanto ormai bisogna aspettarsi di tutto, no? Però mi chiedo, è proprio una casualità? Io ho l'idea che Landucci sia un allenatore che mastichi un calcio diverso e che mastichi un po' più di calcio come piacerebbe a me.
Quindi, quando io vedo vincere una partita 4 a 1, io mi diverto. Mi sono divertito perché vinco, ma mi sono divertito perché la mia squadra ha giocato. Guarda caso, la Juventus con Landucci in panchina è vero che ha subito 4 gol, ma è vero che ne ha fatti il doppio. Ha segnato 8 gol in due partite con Landucci, che è il ragionamento che vado dicendo io da sempre. Fai un gol in più degli altri, no? Meglio della partita della Roma, non c'è un'altra partita che lo possa testimoniare questo. Allora io dico, perché non Landucci? Voi sapete bene che io ero contrario al ritorno di Allegri, proprio per questo motivo, perché si sarebbe tornati a proporre un calcio che, visto che 2 o 3 anni fa si era chiuso un ciclo, non mi pareva con quel tipo di calcio giusto doverlo riaprire. I risultati purtroppo si stanno vedendo. La Juventus con Allegri in campo fa fatica, ma soprattutto sono dell'idea, e questa è una mia convinzione personale, che i giocatori con Allegri non si divertono. Cosa che invece non ho visto con Landucci, dove tutti i giocatori sono stati sul pezzo, pronti, cattivi, vogliosi di mettersi in mostra e non hanno sfigurato, a parte Alessandro sul gol della Sampdoria, e che non hanno sfigurato praticamente quasi nessuno, a parte la solita capra e mezzo. A parte loro due, per il resto i giocatori se la sono cavata tutti praticamente bene. Non ho visto i 10 minuti di Caio Jorge, però ho visto le due folate che ha fatto Aké sulla fascia destra. Una si è procurato il rigore, una si è procurato un fallo, giocatore devastante. Probabilmente i nostri giovani meriterebbero un pochino più di considerazione, assolutamente sì. E sicuramente anche in questo Allegri lo ritengo colpevole. I nostri giovani dovrebbero essere più partecipi. Visto e considerato che si parla di risparmiare, oppure dobbiamo dire non spendere, abbiamo dei buoni prospetti, facciamoli giocare. Non faranno peggio di quelli che stanno giocando. Ok? Giusto? Detto questo, ripeto, la domanda sorge spontanea. Questa squadra, siamo sicuri che con Allegri riesca a fare le stesse cose che fa con Landucci? Io vedo una Juventus in costante affanno con Allegri. Vedo una squadra che fa una grande fatica a giocare, a fare 4 passaggi in fila. Io vedo molta, molta, molta difficoltà. E oltretutto, forse Landucci mastica un calcio anche un po' più, come posso dire, un po' più per Dybala, possiamo dirlo. Forse anche lo stesso Dybala godrebbe un pochino più di libertà a fare quello che gli piace fare e che si diverte fare. Forse. Sia ben chiaro, signori. Questo non è un video di colpa verso Allegri e di grandi elogi verso Landucci, non era quella la mia intenzione. La mia intenzione è soltanto quella però di portare alla vostra attenzione una cosa che nelle ultime due partite, cioè ultime due, quella con la Roma e quella con la Sampdoria, in panchina c'era Landucci. Allora, la prima domanda è sapere se Landucci ha fatto da solo, quindi se non c'è stata la supervisione di Allegri, perché se non c'è la supervisione di Allegri, complimenti a Landucci, assolutamente. Mastica il calcio che piace a me. La seconda domanda è perché non Landucci? Non lo so. Lascio questa domanda ai posteri. Del resto,
Io credo che oggi come oggi perlomeno il 70% dei tifosi italiani e juventini cambierebbero allenatore, io per primo. Senza ombra di dubbio, no? Basta leggere i commenti, se tu vai nei canali un po' di tutti gli youtuber juventini, ci sono una marea di tifosi che lo manderebbero via domani. Però io ripeto, non voglio fare una colpa troppo esplicita ad Allegri. Però, signori miei, se Landucci è quello che si è visto in queste due partite, io due domandine, due, non molte, ma due domandine me le farei. Sarà.